Un caro saluto agli amici del Movimento 5 Stelle di Benevento. Mi spiace di non essere lì presente con voi, ma sono, come si dice, spiritualmente con voi. In questo mio breve intervento proverò a spiegarvi in maniera telegrafica e per cenni alcuni motivi per cui occorre, senza ripensamenti, votare no a questa riforma costituzionale. Siamo abituati spesso a sentire motivi di ordine tecnico, giuridico, specifico, come giustamente ha fatto e continua a fare il professor Zagrebelsky in maniera inappuntabile. Io vorrei invece svolgere considerazioni di ordine più filosofico-politico, di ampio respiro, se vogliamo dir così, e spiegarvi essenzialmente da chi è voluta questa riforma. Perché se noi riusciamo a capire chi veramente vuole questa riforma della Costituzione, allora capiremo effettivamente per quali ragioni occorre opporsi alla riforma costituzionale. Dico subito che la riforma della Costituzione non è voluta anzitutto da Renzi e dalla signora Maria Elena Etruria Boschi. Questa riforma certamente è voluta da loro, ma essi sono soltanto i vettori, le maschere di carattere di poteri ben più grandi, ben più forti che provengono dall'alto. Questa riforma è voluta anzitutto dal sistema finanziario internazionale. Vi è a questo proposito un documento redatto nel 2013 dalla più grande banca d'affari mondiali, JP Morgan. Questo documento specifica testualmente, lo trovate in rete anche se digitate il mio nome, Diego Fusaro. La riforma voluta da JP Morgan, ho fatto un articolo sul Fatto Quotidiano. In questo documento JP Morgan dice che è ora di chiuderla, con le costituzioni europee, con quelle come quella italiana che tutelano i diritti del lavoro, che sono intrise di ideali socialisti, che tutelano il diritto di protesta qualora, il popolo sia in disaccordo con le scelte del governo. Ecco, JP Morgan esplicitamente spiega che occorre scavalcare, riscrivere le costituzioni dei paesi europei, in particolare, così ci chiama, della periferia mediterranea, anche in ragione del fatto che stanno imponendosi all'attenzione, dice JP Morgan, partiti populisti. Ed è chiaramente un riferimento, tra gli altri, al Movimento 5 Stelle, che il sistema bancario internazionale, come potete ben immaginare, non vede di buon occhio. In secondo luogo abbiamo capito che questa riforma è voluta chiaramente dagli Stati Uniti d'America, in ragione del fatto che non molte settimane fa l'ambasciatore americano disse apertamente che gli Stati Uniti d'America auspicavano la vittoria del sì. Certo, saranno poi gli italiani a votare, a decidere, specificava l'ambasciatore, bontà sua. E tuttavia gli Stati Uniti d'America hanno chiaramente espresso la loro volontà che a vincere sia il sì in questo referendum. Perché, dicono gli Stati Uniti per bocca del loro ambasciatore, l'Italia deve essere un paese competitivo, deve attirare gli investimenti, deve essere governabile. In poche parole ci stanno suggerendo che il valore massimo dell'Italia sta nel diventare un paese competitivo, mercatistico, dimenticando completamente, guarda caso, il fatto che l'Italia è stata la culla della civiltà, che la nazione italiana ha un suo radicamento storico specifico, che c'è la storia dell'arte, della cultura, della filosofia e così via. Poco importa per la ragion liberista tutto questo, conta essere competitivi, governabili, attirare gli investimenti. Ecco, in estrema sintesi, riannodando rapidamente le cose che sono venuto fin qui dicendo, mi sento di sostenere apertamente il fatto che in qualche misura la Carta Costituzionale italiana costituisce fecondamente un ostacolo rispetto alle dinamiche competitivistiche, liberiste e ultracapitalistiche oggi in voga e costituisce un fecondo ostacolo rispetto a queste dinamiche in ragione del fatto che, frutto dei punti più alti della tradizione cristiana e della tradizione comunista, la Carta Costituzionale italiana è centrata sulla dignità della persona umana, che è il frutto poi della tradizione cristiana, ed è centrata sul valore e sulla dignità del lavoro, che è la grande eredità della tradizione comunista. La Carta Costituzionale italiana si fonda, si costituisce appunto su questi due fondamenti, che sono essi stessi incompatibili oggi con la ragione mercatistica dell'ultraliberismo
del finanzcapitalismo, come lo chiamava Luciano Gallino, oggi imperante, il quale finanzcapitalismo deve dissolvere ogni valore legato alla persona umana, deve distruggere il lavoro, deve, in poche parole, ridurre tutto allo statuto di merce liberamente circolante, senza dignità ma con solo valore di scambio, senza diritti ma puramente utilizzabile, puramente considerabile come fondo disponibile per la valorizzazione, come semplice cosa che può essere acquistata, venduta, valorizzata secondo la ratio del profitto. In questo scenario la nostra Costituzione rappresenta un ostacolo, ripeto, per la logica di sviluppo del capitale. Dopo il 1989 la lotta di classe, come la chiamavano Gramsci e Marx, non è finita, semplicemente si è ridisposta come massacro di classe. L'elite neoligarchica e neofeudale uscita vincitrice con il 1989 sta essa stessa oggi conducendo la lotta di classe al cospetto di un polo costituito dal 99% della popolazione che subisce in silenzio, non più rappresentato politicamente, senza coscienza dei processi in atto, un polo insomma che subisce passivamente l'offensiva da parte del polo dominante, dall'elite neoligarchica e neofeudale. La quale elite sta facendo la lotta di classe nel senso che si sta riprendendo rapidamente tutto ciò che la parte dominata si era conquistata mediante il conflitto, mediante l'opposizione. Ecco allora che un po' alla volta dall'89 ad oggi ci stanno portando via i diritti sociali, ci stanno portando via il welfare, stanno distruggendo e smantellando lo Stato sovrano nazionale come centro del primato del politico sull'economico e, tema a noi caro, stanno distruggendo le carte costituzionali come luoghi della garanzia e della tutela di alcuni valori cardinali che oggi sono del tutto incompatibili con lo scenario del capitalismo assoluto. Ecco perché aveva ragione Marx quando nel 1858 scriveva che per il capitale ogni limite è un ostacolo che esso mira a superare. Il capitale, nella sua logica di mercificazione integrale dell'essente, deve superare, trascendere, valicare ogni confine, deve imporre la sua norma, che è quella della valorizzazione mercificante di tutto, senza più trovare barriere di ordine reale o simbolico. Tutto deve diventare merce nel quadro del capitalismo realizzato e dunque debbono essere abbattuti affinché ciò possa realizzarsi tutte quelle barriere, ivi compresa la Carta Costituzionale, che frenano questa dinamica esiziale di mercificazione integrale o, come dice Serge Latouche, di ogni mercificazione. La nostra Carta Costituzionale, ripeto, è un fecondo ostacolo alle logiche del capitalismo neoliberistico oggi vincente. Intanto perché, ripeto, sancisce la dignità della persona umana, intanto perché sancisce la dignità del lavoro umano, intanto perché, ricordiamolo en passant, ricorda che la sovranità nazionale non può essere ceduta. Si dice testualmente nella nostra Carta Costituzionale, in antitesi con ciò che sta invece scritto nei trattati europei, Maastricht 92, Lisbona 2007, che l'Italia non può cedere la propria sovranità. Si parla nella Carta Costituzionale semplicemente di limitazioni della sovranità, che è ben altra cosa, capite, rispetto alla cessione della sovranità. Ecco perché, con buona pace di quanti, come Eugenio Scalfari, un giorno sì e l'altro pure, predicano nelle loro omelie domenicali principalmente la necessità di cedere sovranità, la cessione di sovranità è un gesto anticostituzionale impedito, giustamente impedito dalla Carta Costituzionale. E in questo scenario ben si capisce come l'essenza stessa di questa riforma prospettata da quel partito di camerieri delle banche e della finanza, che è il Partito Democratico guidato dal rottamatore fiorentino, non faccia altro che aprire la strada al capitalismo neoliberistico che tutto privatizza e che dissolve in un colpo tutti i diritti dei lavoratori, del popolo e della vecchia borghesia essa stessa distrutta dal capitalismo finanziario. Uno dei punti focali di questa riforma, come giustamente ha sottolineato Zagrebelsky, sta nel fatto che si rinsalda notevolmente l'esecutivo.
l'Unione Europea, il sistema finanziario vogliono parlamenti deboli ed esecutivi forti. Vogliono esecutivi forti che, senza dover essere frenati dalle forze democratiche, possano firmare liberamente tutti i trattati europei, possano decidere senza più limitazioni e impacci democratici e popolari ciò che il sistema finanziario vuole. Perché questo, dobbiamo mettercelo bene in testa, è il tempo in cui tra democrazia ed elite finanziaria si è creato un dissidio assoluto, una inimicizia completa, tale per cui la democrazia è tollerata oggi fin tanto che le scelte democratiche ribadiscono ciò che le elite non democratiche hanno già preventivamente scelto. Ove invece si produca un dissidio fra la scelta del popolo democratica e la scelta antidemocratica delle elite neoligarchiche e neofeudali, sono puntualmente queste seconde, cioè le scelte elitarie, a prevalere. Con frasi del tutto surreali ma rivelative, come quella di Mario Monti al cospetto del Brexit, secondo cui stiamo peccando di eccessiva democrazia, o come frasi del nostro premier Matteo Renzi, secondo cui, in sostanza, l'importante è la governabilità, parola magica che si sostituisce ormai a democrazia. Governabilità significa essenzialmente che il paese deve essere facilmente governato, deve essere tecnicamente efficiente, e poco importa se ciò entra poi in contrasto con le procedure democratiche che caratterizzano la vita parlamentare. Ecco, questo è il punto che occorre ben mettere in luce quando si ragiona di questi problemi. Stanno facendo di tutto affinché vinca il sì. Non solo hanno mobilitato l'intero quadro intellettuale, coinvolgendo anche comici, sempre più comici, che fino a ieri elogiavano la Costituzione più bella del mondo e che ora sono in prima fila per rottamarla insieme con Renzi. Stanno mobilitando l'intero mainstream mediatico e l'intero Ministero della Verità, della fabbrica dei consensi televisive, del circo mediatico e del clero giornalistico. Stanno facendo di tutto perché passi il sì, e addirittura stanno continuamente procrastinando il giorno della votazione, di modo che vi sia la certezza della vittoria del sì. Vi è a questo proposito un gustoso aneddoto che dice: Matteo Renzi ha finalmente svelato quando sarà il referendum, era ieri e ha vinto il sì. Proprio a sottolineare in maniera scherzosa, ma nemmeno troppo, come questo referendum sia fatto con una volontà davvero poco democratica di far passare a tutti i costi il sì in ragione di scelte che arrivano dall'alto. Insistiamo molto su questo punto. Chi vota sì oggi, che lo sappia oppure no, sta tutelando gli interessi dell'elite finanziaria e del sistema bancario. Ed è davvero arduo pensare che gli interessi del sistema bancario e dell'ordine finanziario globalizzato possano essere coincidenti con quello del popolo italiano e con quello dei lavoratori. Per tutte queste ragioni, ed è merito indiscusso del 5 Stelle portare avanti con dignità questa battaglia, occorre votare no, senza esitazioni, senza ripensamenti e senza condizionamenti. Proprio perché a chiederci di votare sì e di fare questa riforma sono un governo del tutto illegittimo come quello di Matteo Renzi, e il sistema bancario e finanziario che sta perpetrando crimini senza tregua a livello globale. Ancora sono gli Stati Uniti d'America che dopo il 1989 stanno bombardando in maniera fintamente umanitaria tutti i popoli che resistono. Ebbene, per queste ragioni occorre votare no, per far valere il proprio spirito di scissione, diremmo con Gramsci, rispetto alle ingiustizie globali di un capitalismo ormai senza limiti, senza freno e senza governo.